Incentivare l'avviamento di nuove imprese agricole le cui redini siano strette dai giovani. Questo è l'ambizioso obiettivo del bando avviato nel luglio scorso per sostenere il primo insediamento dei giovani pugliesi in agricoltura nel quadro più ampio di investimenti previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia. La misura rientra nelle azioni comprese nel pacchetto giovani da attuare attraverso interventi finalizzati a sostenere investimenti di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta a creare e sviluppare attività ex agricole e a sostenere l'adesione ai nuovi regimi di qualità. Le misure previste dal piano di sviluppo rurale per la creazione, lo sviluppo e la diversificazione di nuove imprese agricole giovanili è stato il tema al centro dell'incontro tenutosi ad Agrimed nell'ambito dell'ottantesima edizione della Fiera del Levante. La dotazione finanziaria complessiva di 40 milioni di euro è il primo importante intervento del PSR 2014-2020 che attraverso misure a pacchetto sostiene l'accesso all'imprenditoria in agricoltura di donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, favorendo primo fra tutti il ricambio generazionale col duplice scopo di accompagnare i giovani nel processo di avviamento delle imprese agricole innovative e sostenibili per rendere l'agricoltura pugliese sempre più competitiva. Noi contiamo nell'arco della programmazione di insediare circa 2.000 ragazzi. Oggi abbiamo spiegato un po' come funziona, quelle che sono le prime risorse messe a disposizione, circa 100 milioni di euro, tra le varie misure che concorrono in maniera coordinata a finanziare l'attività dei ragazzi. E sapendo che quando portiamo un ragazzo ad essere un giovane, ad essere imprenditore, di fatto portiamo anche nuove tecnologie, portiamo una nuova mentalità. Insomma, il passaggio generazionale non è solo quello da padre a figlio e il figlio eredita la terra, nel caso specifico nostro, quasi come un diritto familiare. Noi cerchiamo anche quegli imprenditori che hanno la vocazione per l'agricoltura, che colgono questa come un'opportunità di business. Insomma, ci sono le condizioni, credo, per poter fare un lavoro interessante in questo senso, e oggi abbiamo spiegato come cogliere queste opportunità.